I want to promote, not in English, let's speak in Italian. Voglio promuovere delle tagliatelle al pistacchio. Ho sentito questa voce femminile che mi diceva pistacchio, era una voce sensuale. Buongiorno everyone and hello from Italy. Italian food is famous all over the world, and who doesn't love to go to Italian restaurants? But for Italians, though, their food is a daily routine and they are famously devoted to their great food. But the question is, how do Italians don't get fat in the land of constant pizza, pasta and dolce? Italians daily consume lots of carbohydrates, yet their obesity rate is really low compared to the US and other European countries. So I will interview people in the streets of Italy. Very few people speak English here, so I will have to ask them everything in Italian with my A2 level in that language, but I really need to find out Italians' diet secrets, so let's try. Allora, puoi dire che hai mangiato per colazione oggi? Per colazione una brioche con nocciola e un caffè classico. E corto. Tu mangi questo ogni giorno di solito? Il caffè è ovviamente d'obbligo, la brioche quando ce lo si può permettere. Un caffè, soltanto un caffè senza niente da mangiare. Per colazione non mangio, bevo solo un caffè americano solitamente e basta. Il porridge. Inglese. Cereali, avena, acqua, latte, lamponi, fragole, burro d'arachidi, banana. Wow, e tu mangi così ogni giorno? Sì, io mangio tantissimo. Mangio tanto, mi piace mangiare. Per colazione è un po' particolare perché ho mangiato un panettone. Nel senso, avevo ancora un po' di panettone, ci ho messo la marmellata sopra con un po' di latte. Però di solito latte o caffè con o le fette biscottate, la marmellata o i cereali. Ma pensate che panettone è per Natale? Sì, però c'era rimasto un po' di panettone, allora l'abbiamo mangiato. La mia colazione tipo è del latte con dei cereali ricchi di fibre. Diciamo, è una fase, sono in fase di dieta, quindi ho una dieta stretta. Ho mangiato dei biscotti con il latte. Spesso da mangiare della roba dolce con il latte, accompagnato con il latte. Guarda, oggi ho fatto la colazione americana, ho preso il, come si chiama? Ho preso il caffè americano, lo Starbucks, il caffè al cioccolato, due brioche e mandorle. Mangerei oggi più tardi per pranzo e cena? I panzerotti di Luini qua a Milano e il gelato con lei e poi per cena non lo so ancora, però penso pasta, quello che fa mia mamma. La pasta è d'obbligo assolutamente e poi per il secondo può esserci un filetto, un po' di pesce, può esserci un po' di tutto. Di solito pranzo pasta, o al sugo, o al pesto, o con l'uovo, tipo carbonara. Invece la sera o insalata o pesce. Allora, pranzo solitamente un po' più leggero, perché appunto con il lavoro si è tutti un po' più di fretta, quindi magari del formaggio, magari dell'affettato leggero, di tacchino, di pollo, dell'insalata. E invece a cena, con un pochino più di tranquillità, sicuramente un piatto di pasta o magari della carne o del pesce. Appunto sono in fase di dieta e quindi seguo appunto questa, in maniera stretta e rigida questa dieta. Prima della dieta ovviamente era un pochino più diversa, no? E quindi magari mangiavo un pochino più di pasta, un pochino più di carboidrati. Mi mangerò un panino qua e poi a cena mi mangerò, se tutto va bene, un sushi, se tutto va male mi mangerò una bistecca a casa. E
E nel mondo c'è un stereotipo che gli italiani mangiano sempre la pizza, e tu quanto spesso mangi la pizza? Ma la pizza è una cosa che si mangia con gli amici, tipo al sabato sera per divertirsi, non è una cosa che mangi tutti i giorni, è una cosa che mangi al sabato per dire, o alla domenica mentre guardi il calcio. Non è vero, però c'è il pizza day, diciamo così, che è di solito il sabato o il venerdì per gli italiani, nel senso che molte famiglie fanno la pizza in casa e o il venerdì o il sabato si mettono a mangiare la pizza. Pizza? Sono un po' anomalo come italiano, non troppo spesso, una volta a settimana, quindi non troppo ma abbastanza. Io ho un appuntamento fisso a settimana con la pizza, quindi una volta a settimana. La domenica a casa mia si mangia pizza. Pizza o kebab? È vero? Cioè, quanto spesso mangi le pizza? Io mangio o pizza o kebab. Okay. Tre o quattro volte alla settimana, o pizza o kebab. È abbastanza vero, però rito una volta alla settimana, magari il venerdì o il sabato. Perché proprio nella nostra cultura la pizza è, ci piace, quindi almeno una volta a settimana sì, non tutti i giorni. E tu ti alleni? Poco, oserei dire poco, il minimo indispensabile. No, cammino al massimo, cammino molto, però non mi alleno. Ma cammini molto ogni giorno? Più o meno sì, perché esco, vado in giro e cammino anche spesso abbastanza veloce. Quanto chilometri? Ma fai un 4 chilometri al giorno, 5 chilometri. Adesso qualcosina, corro, ho comprato un tapis roulant, una volta a settimana cerco di correre. No, io di solito vado solo a fare dei giri al parco, così velocemente, ma non faccio workout o allenamenti. No. Mi alleno abbastanza, vado ogni tanto a correre, faccio ogni tanto stretching, faccio yoga qualche volta, questo, ma non molto di più, cammino tanto. Cammino, esco e cammino, faccio delle lunghissime camminate, questo. Non tutti i giorni, però comunque quando esco almeno 5-6 km cerco di farmeli. Sni, a volte, quando mi capita, però mi piace andare in bici, mi piace camminare. Voglio promuovere delle tagliatelle al pistacchio, che ho trovato in un canale inglese, quando sentivo un TG inglese, ho sentito questa voce femminile che mi diceva pistacchio, era una voce sensuale, no? Allora da questa voce femminile mi ha ispirato a queste tagliatelle che volevo promuovere appunto a Giovanni Rana. C'è un detto che gli italiani non ingrassano mai. Per me è vero, però dipende. Io mangio tantissimo e non ingrasso, però dipende da persona a persona. Esistono anche italiani grassi. Perché qualità di cibo o... non so. Ma secondo me non è quello, perché io mangio un botto al McDonald's, mangio tantissimo al McDonald's e non ingrasso lo stesso, per cui non credo sia la qualità di cibo, penso sia un fattore genetico. Allora, è un detto, non vale per tutti, io, come dire, mangio tanto, sono un pozzo senza fondo e non ingrasso, però è motivo d'odio da parte di molti miei amici, quindi effettivamente vale per molte persone ma non per tutti, quindi il segreto è un buon metabolismo. È un'affermazione falsa secondo me, assolutamente, dipende molto dalla genetica secondo me, ognuno di noi ha un metabolismo diverso, c'è chi mangia tanto e ingrassa poco e chi mangia poco invece subito ingrassa, dipende da ciascuno di noi come è fatto. Sì, non si vede? Che... Beh, sicuramente ingrassano meno degli inglesi, gli italiani e dei tedeschi. C'è la dieta mediterranea, probabilmente per il clima... Per il clima c'è più sole, quindi si smaltisce di me di più. Io penso che sia una questione di posizione geografica. La dieta mediterranea è fatta di molta verdura, quindi ha molta acqua, quindi si riesce a smaltire presto, tipo vegetali, pomodori. Quindi sicuramente il fatto che mangiamo molta verdura aiuta. Però abbiamo anche molti carboidrati, quindi
Dipende un po' dall'italiano, se riesce a bilanciare il tutto. Ci sono meno grassi oggettivamente nella dieta mediterranea, cioè nel senso che anche la carne viene razionata in maniera più equilibrata qui in Italia, quindi magari viene accompagnata all'insalata, poi si mangia di solito pesce o carne, non tutta carne tutta la settimana, invece magari gli Stati Uniti e i tedeschi hanno più l'abitudine a mangiare molta carne accompagnata alla verdura, invece noi italiani variamo, pesce, uova, ma non sempre carne, quindi meno grassi. In Italia, rispetto ai paesi dell'Europa centrale, agli Stati Uniti, si mangia molto meno nei fast food, si va molto meno al McDonald's, Burger King, quei posti lì, e c'è forse anche più un... La gente che va a mangiare spesso nei fast food viene anche giudicata negativamente, immagino, penso, e quindi ci va meno e quindi mangia meno cibo spazzatura. Per me vale abbastanza, mangio tanto ma non ingrasso. Sono snelli nonostante che mangiano molto carboidrati, pizza, pasta, brioche. Qual è il segreto secondo te? Ah, guarda, non lo so, probabilmente anche riguarda un po' anche la storia, abbiamo sempre mangiato queste cose, no? Quindi magari siamo più abituati a smaltirle velocemente, non so. Cioè, è un'alimentazione che portiamo avanti da anni ormai qua in Italia, quindi abbiamo sempre mangiato queste cose. Cioè, c'è una politica, per quanto ne so, abbastanza attenta sull'alimentazione, sul cibo che viene portato al supermercato italiano, così, per cui magari c'è qualche controllo in più. Facciamo anche molta attenzione noi, no? C'è un po' la cultura del buon cibo e quindi sai, magari fai attenzione a quello che vai a comprare al supermercato o meno. Ci piace mangiare, ci piace il cibo buono, quindi siamo anche abbastanza attenti di solito. So, most Italians said that they don't do sport, that they eat pizza every week or several times a week, and that they eat croissant every morning. And I guess that the secret is just to eat Italian food, which I'm gonna do now. Molto bene. Molto bene. Cin cin. Cin cin.